Senti, ma il tempo non ha fermato, il mercatino delle Cianfrusaglie e la castagnata organizzata dall'Avis oggi qui da Lie. Oggi qui da Lie, giustamente come hai detto tu, non ci ha fermato il maltempo, anzi da questa mattina alle 6 che siamo super operativi abbiamo pensato al piano B, e cioè dove poter fare le castagne, il vin brûlé, e ce l'abbiamo fatta. Ma prima di tutto questa edizione del mercatino, anche se il tempo non ci accompagna, la voglio dedicare a Marco Ruzzi, che è un nostro socio collaboratore che purtroppo ci ha lasciato il 7 di settembre. Detto questo, lui ci ha sempre aiutato, era il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, e quindi è doveroso ricordarlo. Inoltre, so che lui in questa cosa è contento e ci tiene, anticipo che il 16 di dicembre faremo un Natale particolare da Lie. L'Avis insieme al CAP farà gli Elfi in Vespa e Babbo Natale sulla slitta. Si partirà la domenica mattina intorno alle 10, faremo tutto il giro di Aglie e Frazioni offrendo un piccolo pacchettino ai bambini. Nel pomeriggio ci sarà in Piazza Castello uno spettacolo del Mago, il liceo musicale di Rivarolo che si esibirà per quanto riguarda la danza, e i bimbi della scuola primaria di Aglie che faranno dei canti e delle esibizioni. Prossime donazioni in calendario? Allora, le prossime donazioni sono domenica 11 novembre a Cuceglio, presso il comune di Cuceglio, per quanto riguarda il sangue intero. Invece lunedì 9 dicembre c'è la donazione di plasma con l'automoteca in Piazza Castello qua da Aglie. Aglie viva, nonostante il tempo, una bella giornata con l'evento organizzato dall'Avis. Sì, il mercatino dell'Avis, un evento che si ripropone ogni anno con un grande successo. Quest'anno purtroppo il meteo non è stato tanto dalla nostra, ma nonostante ciò, grazie alla buona volontà degli amici volontari dell'Avis e anche grazie al fatto che ci sono i portici a coprire i banchetti e chi vorrà venire a trovarci, il mercatino è confermato e sta avendo un buon successo. Quindi ovviamente insomma, siamo presenti in questo momento, un momento importante che va un po' a completare il ricco programma del mese di ottobre ad Aglie, ma siamo pronti perché anche per il mese di novembre e di dicembre avremo altri eventi in programma. Il primo la prossima settimana, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, avremo la sera del 3 novembre, il sabato sera un convegno storico appunto sul tema del primo conflitto mondiale. E il 4 novembre, oltre alla commemorazione che si fa tutti gli anni, avremo anche uno spettacolo con il Corpo Musicale Santa Cecilia, con il Coro La Rotonda, con i bambini delle scuole. Quindi partiamo, diciamo, con questa commemorazione, con quelli che sono gli eventi di novembre.